Live Social. Bentornati su Live Social Interviste Storie. Vi ricordo il nostro hashtag, per l'appunto Interviste Storie, per seguirci su tutti i nostri canali, nonché la pagina Facebook per poter ritrovare tutte le nostre interviste, Live Social Radio. Benvenuto in collegamento telefonico il mio ospite, educatore cinofilo Daniele Alvaro. Ciao Daniele. Salve, buonasera. Benvenuto. Ciao. Allora, ciao. Tu sei un educatore cinofilo, quindi con te ci vorremmo concentrare su un argomento specifico, perché i tempi radiofonici ci consentono questo. E in particolare vorrei parlare con te delle dinamiche che si instaurano con l'arrivo di un cucciolo in una casa. Ok. Sì, diciamo che sicuramente la cosa importante è fare da subito le cose necessarie e cercare di non sbagliare. Quindi il cucciolo sicuramente cercherà un appoggio venendo dalla mamma, dai fratellini o da qualsiasi altra parte dove stava, quindi cercherà una specie di figura protettiva in casa. Cosa dire? Le cose che bisogna insegnare da subito è appunto non far fare bisogni dentro casa e abituarlo a rimanere da solo, quindi per poterlo predisporre nel momento in cui avremo la necessità di dover andare a lavorare o fare altri servizi all'esterno dell'abitazione. E nel caso in cui in casa ci siano altri animali della stessa, ad esempio, facciamo l'esempio di un cucciolo di cane che arriva in una casa con altri cani, quali sono le dinamiche che si instaurano? Allora, secondo il mio parere, prima di prendere un cane bisogna valutare il cane che sia in casa, quindi capire se il cane che abbiamo è già abbastanza educato, che ci possa dare appunto una mano nell'educare il cane che sta per arrivare. Se prendiamo questo aspetto positivo, quindi il cane che abbiamo è già ben educato, sicuramente avremo già la strada molto spianata, perché il cucciolo si adegua molto facilmente all'ambiente che sarà appunto nuovo. E una cosa importante appunto è dare subito delle regole che siano uguali sia per il nuovo arrivato che per il cane. Regole uguali per tutti e non fare insomma di distinzioni o comunque comportarsi, esatto, in maniera facendo sentire l'altro, ecco, privilegiato rispetto all'altro cane. Perfetto, esatto. Grazie mille per questa piacevole chiacchierata e in bocca al lupo per Grazie la tua attività. Live Social.